Canada sì bella, e le citte ci aprono il cuore. Allora, siamo con Lorenzo Pagnoli, pilone della Contrada del Coro. Ieri sera avete festeggiato la vittoria al torneo delle Contrade, stasera sei qui in omaggio, insomma, come partecipante alla festa dell'Ufficio dei Lumacci della Contrada di Voltaia. Vabbè, ieri sera abbiamo fatto una piccola festicciola tra di noi per festeggiare proprio la vittoria di questo torneo. È una bella serata e poi siamo tutti insieme qui in Voltaia, che nonostante sia la nostra rivale durante l'anno, però siamo tutti insieme per fiancarci un anno. Esattamente, però proprio prima ero col pilone della Contrada di Borgo e lo stesso principio. Questo è un mese di luglio dove tutte le contrade si ritrovano, fanno la propria festa e dove tutti i contradaioli girano fra tutte le contrade come segno di amicizia, in virtù però del primo d'agosto dove inizieranno le vere rivalità. No, sicuramente è vero questo che hai detto te. Sicuramente le contrade fanno tutta l'estate canadese, quindi tutti i contradaioli, anche le altre contrade, è giusto di dare il proprio contributo proprio per valorizzare il paese e tutte le iniziative che le contrade con sacrificio fanno, qualsiasi siano i colori e i simboli. Come hai detto giustamente te, dal primo d'agosto poi è una cosa, ognuno pensa a sé e dal primo al 18 non ce ne è permesso, sempre nei limiti della vita. Esatto, inizierà il periodo del palio. Ora, la vostra festa, anche voi toccate un periodo tradizionale, no? Una festa del Cialdone, dove la Contrada del Coro sono molti anni che fa questo tipo di festa. Da noi sarà dal 17 al 20 di luglio, come sempre, verso i giorni di Nasini. È una festa un po' diversa da questa, basata più sulla pizza, birra e il Cialdone, proprio che è la nostra caratteristica. Hai qualche anticipazione relativamente alla festa del Cialdone? Tutti gli anni avete delle novità? E non so se quest'anno il nostro gruppo giovani organizzerà il torneo di mini basket sempre al pattinaggio, l'iniziativa che pensa talmente il gruppo giovani, l'anno scorso è piaciuta, quest'anno speriamo di farlo. Quindi ci rivedremo prima della metà, perché anche per avere le ultime notizie, e poi faremo tutto un servizio sulla festa del Cialdone che inizierà quindi il 17 al 17. Bene, ti ringrazio Lorenzo, buona serata. Grazie. Qui le nostre bandiere si spiegano al vento, siamo pronti alla festa, vola Voltaia.